Cellone, buongiorno, un abbraccio a te, ai tuoi ospiti in studio e agli amici juventinazzi di Top Land, Udinese 1, Juventus 1. Passiamo subito agli aspetti positivi di questo pareggio. Io lo prendo come un risultato positivo perché solitamente quando giochiamo così male, altre volte è capitato di perdere, invece stavolta almeno siamo riusciti a pareggiarla e abbiamo allungato anche sulla Roma, sulla seconda squadra del campionato. Più 8, è vero che avevamo quasi un match point, però più 8, insomma, è un buon margine purché non si ripetano le prestazioni come quella di oggi. Quindi, per me va bene il pareggio, anche perché insomma, può capitare di sbagliare una partita, non ne facciamo un dramma. Io spero che questo sia solo un passo falso, non un campanello d'allarme per il futuro, perché spero che non si verificano quei problemi che io avevo anticipato durante il mese di gennaio, quando la Juve ha cambiato modulo passando al 4-2-3-1, e cioè dissi che il modulo mi piace molto. La Juve esprime un bel gioco a parte ieri, però la rosa non mi sembra numericamente attrezzata per sopperire a questo modulo per il resto della stagione, cioè davanti siamo contati, devono giocare sempre gli stessi quattro. L'unico ricambio è Piazza, cioè alla fine abbiamo sette centrocampisti centrali e cinque difensori centrali per quattro ruoli, per quattro maglie, due centrocampisti e due difensori centrali, mentre in attacco siamo contati. E non mi venite a dire che Higuain ha bisogno di giocare sempre per entrare in forma, non è vero. Higuain è un essere umano che ha bisogno di riposare come tutti gli altri, come Mandzukic, come Dybala e come Cuadrado. L'unico ricambio è Piazza, che però non mi è sembrato finora all'altezza della Juve, sinceramente, però è giovane, quindi continuiamo a dargli fiducia. Quindi in sede di calciomercato io punterei molto sugli esterni offensivi, si parla molto di Sanchez, va benissimo, così anche come Berardi, poi Orsolini Spinazzola li riporterei, vabbè, Orsolini c'è stato acquistato. Spinazzola lo riporterei a casa in modo da dare ricambio sugli esterni. Non so se sta giocando più basso, forse adesso, però lui ha anche doti da esterno alto. Quindi Orsolini, Spinazzola e Sanchez. Se non arriva Sanchez, andrebbe bene Berardi e Bernardeschi sarebbe il massimo. Però secondo me, trattare con la Viola è praticamente impossibile per noi della Juve. Guardiamo alla prossima, siamo a più 8 fino alla fine. Forza Juventus, da Napoli è tutto. Yam, yam, ciao.